Ciao a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video, io sono Pimpos e oggi torniamo su Goatville a Goat Simulator, ragazzi. Allora, se non ricordo male, nell'ultimo video siamo venuti a conoscenza di una cosa, ovvero che si nasconde da qualche parte una specie di, non so, un altare, qualcosa del genere, in cui potremo fare dei sacrifici. Quindi direi di iniziare le ricerche. E tra l'altro dobbiamo ancora trovare un bel po' di trofei. Adesso io qui non vedo però quanti ne ho. Comunque dovevamo ancora trovare dei trofei. Allora, vediamo un po'. Mi avevano detto qui nel gioco che si trovava sperduto da qualche parte nei boschi. Ah, poi qualcuno mi ha suggerito di mangiare i funghi velenosi per sbloccare una capra. Adesso proviamo. Mangiamo buonissimi funghi velenosi, buonissimi. Lecca fungo, ok, ho mangiato fungo. Secondo fungo. Terzo fungo. Mangiamoci tutti i funghi. Che cosa è successo qui? Fighissima la mia capra. Abbiamo mangiato 6 funghi, ma mi si è ingrassata qua la testa. Ma non abbiamo sbloccato nulla però. Povera capra. Aspettiamo che risorgano gli altri funghi oppure... non lo so. Niente, ci si è ingrandita la testa. Ok, continuiamo imperterriti nelle nostre ricerche. Allora, questa l'abbiamo vista, abbiamo fatto cadere tutto. Di nuovo, cadete di nuovo, cadete. Così imparate a rimettervi in piedi fra un video e l'altro. Oh, distruggi Gotenji, comunque l'avevamo già fatto, me l'ha ridato. Sono rimasto intrappolato? Capra, esci con sto testo, ne esci. Allora, da qui è tutto chiuso, nel senso che non possiamo andare oltre. Niente. Quindi non è sicuramente da qui questa specie di altare. Adesso mi giro tutto il perimetro. Così lo... che è? Che c'è? Un trofeo. Fantastico, qui non c'ero venuto. Oh, che cacchio voglio, c'ho la testa grossa come un pallone. Butta fuori dal ring, già ho vinto. Round 2. Dove sei, testa di capra? Dov'è? Trofeo 12 su 20. Quindi abbiamo 12 trofei ancora. Ok, l'ho buttata fuori dal ring. Quindi... che si fa? Esco di nuovo? Che faccio? Esco, rientro? Mi incorno tutti allora. Così imparate a rompermi le scatole. Perché state qui a guardare come degli idioti? Che scappi a fare che ti incorno, ti faccio vedere io con chi hai a che... Vieni qua tu, vieni, è inutile che piangi. Non pensare al fidanzato che ti ha lasciato. Adesso ti sei intersecata contro la staccionata. Pensa a questo. Che fai tizio? Ma perché corrono sempre qui? Dov'è? Che fine ha fatto la capra che c'era qui? È rimasto il ring, ma non... Continuiamo di qua, vediamo un po'. Di qua ci sono già passato. Quelli corrono. Ma io non vi faccio nulla, non vi faccio proprio nulla. Comunque allora, stavo andando da questa parte. Ok, qui la capra l'abbiamo fatta volare, ma non è successo nulla. Quindi continuiamo di qua. Esploriamo il perimetro. Prima o poi lo troveremo, sto portale qui. C'è niente qui? Rompiamo le latrine, chi se ne frega. Ok, continuiamo da qua. Qua che abbiamo? Qua la catapulta, non ci interessa. Altre staccionate. Di là che abbiamo un alberello. C'è niente in questo alberello che si nasconde? Ah, quello che sta facendo la dichiarazione d'amore. L'abbiamo visto, niente. Procediamo da qua. Andiamo nel campo di grano. E io ho già esplorato tutto. Ok, qua effettivamente non lo so se ci sono già andato. Sì, ci sono andato. Qua ci siamo andati già. Proseguiamo di qua la macchina. Gliela sfasciamo così la tizia rimane qui a fare l'idiota ballando. Qua che abbiamo una porta. Possiamo fare gol qua? Aspetta, che qua... ok, possiamo fare gol. Aspetta che io faccio gol. Con una palla da basket però. Posizione. Il portiere dov'è? Portiere non c'è. Via di testa! È troppo lontana però. Vieni qua, palla. Palla, vieni qua. È andato oltre il cancello però. Che facciamo? Palla, ti slinguetto. Palla, vieni qua. Palla subito, vieni qua subito, niente, abbiamo perso la palla. Tizia, ti faccio cadere le cose sopra, addosso a te, così la smetti di ballare. Smetti di ballare, tizia. Oh, così impari. Vatte, è morta, poveretta. Abbiamo ucciso una tizia che ballava. Che cos'è, un roto di carta igienica? Facciamo rimbalzare una palletta. La palla me l'avete ridata. Niente, non c'è più palla. Ci siamo giocati la palla, meglio così. Allora, di qua non c'è altro. Qua che abbiamo... qua c'è qualcosa, aspetta perché abbiamo trovato qualcosa. Un buco enorme. Forse abbiamo trovato il buco di quel tubo. Aspetta, effettivamente allora non aveva esplorato tutto. Queste cose che sono? Testa tu. Ma che è? Sono esploso. Altezza delle facce. Che è? Completato, altezza delle facce. La meraviglia della scienza. E quindi?
Praticamente, niente, salta sul ventilatore. Ha un ventilatore. Quindi non è il buco di quel che è. Un trofeo comunque. Ottimo, prendiamolo. Trofeo 13, perfetto. Sono ricaduto. Via. Quindi continuiamo la nostra esplorazione. Lì, da qua siamo fuori, dalla staccionata. Aspetta, perché questa zona dovrebbe essere inaccessibile, ma noi ci stiamo andando lo stesso. Dove mi porterà? Aspetta, capra. Ok, siamo fuori dalla zona, effettivamente. Aspetta, perché qua ci sono altre cose da esplorare. Siamo fuori dal limite di gioco. Non so se è un bug oppure è proprio così. Vediamo un po', esploriamo queste zone qui. Queste zone nuove. Aspetta, perché se ci perdiamo qualche trofeo qua è un problema. Che è? Ma qua non ci va, meglio così. Procediamo da qui. C'è una strada, effettivamente. Seguiamola. Bloccato. Qua niente, bloccato. Qua bloccato. Ci stiamo bloccando. Allora era un bug. Sicuramente, perché da qui non procede. Da qui procede però. Vediamo un po'. Ok, recuperiamo la palla, quantomeno, va. Quantomeno abbiamo recuperato la palla. Aspetta che adesso la devo lanciare di là. Ce la portiamo o la lasciamo così? Lasciala qua, tizia. Capra, lasciala qui, perfetto. Abbiamo recuperato la palla, quantomeno. Zone in cui si può procedere, zone in cui non si può procedere. Mi sa che ho scoperto un grandissimo bug di gioco. Ce ne stiamo andando per mari e monti. Non so dove, ma ci stiamo andando. Niente, direi di uscire da dove siamo entrati, perché sicuramente è un bug. Niente, lasciare la staccionata aperta deve essere stata una svista degli sviluppatori. Oppure, se voi sapete qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. Intanto usciamo, che qui non ho trovato niente. La palla l'abbiamo recuperata. Ottimo. Vediamo se posso fare gol, quantomeno. Palla, vieni a me. Palla, vieni a me. Aspetta, stavolta mi entro con tutta la palla in bocca, dentro la porta. Vediamo se così faccio gol. Non me lo valuta così. Ma non so nemmeno se effettivamente mi sblocca qualcosa. Proviamoci, va. Allora, posizioniamo la palla qui. Qua va bene. Non troppo lontano, qua va bene. Prendiamo un po' di rincorsa, poca però, altrimenti la sbattiamo di nuovo fuori. Via di gol! Non ha sbloccato niente. Ma tutto quest'inferno per non fare niente. Qua non so perché ho preso il volo. Non lo so, non me lo spiego. Ma ormai io da questo gioco mi aspetto di tutto. Perché è il più buggato, ma allo stesso tempo il più divertente di tutti. Ok, non so perché sono andato a finire nuovamente qui. Non lo so. Allora, qui abbiamo il treno. Ovviamente io non posso entrare qui perché mi segnala che devo cambiare. No, non mi segnala proprio niente. Quello si gira là il collo come se fosse posseduto. Allora, proviamo ad entrare qui. C'è il tubo, ancora dobbiamo capire da dove è il buco. Vediamo di entrare da qui. Qua non mi fa entrare. Qua che abbiamo? Un cartello. Aspetta, fatemi leggere. Non toccare. Che cosa? Il cartello? Ah, la leva. Aspetta che c'è una leva. Io tocco la leva. Io tocco la leva. Sbanged. Che ho combinato però qui? Ho fatto un po' di casino secondo me. Dobbiamo aspettare il treno adesso. Eccolo. Eccolo. No. È andato di là. Allora aspetta. Vediamo dove. Ecco dove. Caos nei tracciati ferroviari. Fighissimo. Che cosa abbiamo combinato qui? Un po' di strage. Quelli stanno ritornando a lavorare come se non fosse successo nulla. Tizi, è esploso un treno qui. Dico, vorrei dire. Niente, non gliene è fregato niente. Niente. Vediamo se adesso possiamo entrare in galleria allora, visto che non c'è più il problema del treno. Vediamo un po'. Se mi fa entrare in galleria. Galleria, posso entrare? No, niente, la galleria non mi fa entrare. Cioè, questa è la galleria. La galleria porta a niente. Fammi capire, dov'è il passaggio qui per le auto? La galleria non porta, porta ad uno spiazzo verde chiuso. Bello, dove si infilano? Dove vanno a finire le auto che entrano in galleria? Magicamente spariscono. Allora, io comunque qua l'altare non lo trovo. Da qui che fa? Si sale? Da qui si sale. Proviamo a salire? Capra, ce la fai a salire? Ovviamente la mia capra non ce la fa a salire. Auto, vieni a me che devi aiutarmi a salire qui sopra. Veloce, auto. Che forzuta questa capra. Auto, che è? Non esci? Auto, muoviti. Muoviti che devi aiutarmi a salire qui sopra. Veloce pure. Vai, piazzati qua. Ok. Lascia la lingua, tizia.
Capretta mia. Saltiamo qui. Saltiamo qui. Ok, adesso ce la facciamo. Perfetto. Andiamo con cautela qui. Ma dove siamo andati a finire? Tutto sto casino per andare qua. Che ci poteva andare tranquillamente dall'altro lato. Qui c'è un buco inutile. Qui c'è una scala che sale. Proviamo a salire da qua. Saliamo, 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 saliamo. Un trampolino. Il trampolino non l'avevo preso. Io no. Era quello giù che avevo preso. Che è? Capra, non ti distrugge da sola, però. Qui c'è un container. Dentro il container non abbiamo niente. Ma ci entriamo lo stesso. Perché non si sa mai nasconde qualcosa. Niente di che. Niente, un trampolino per aggiungere quale altezza. Proviamo, aspetta. Non vorrei però che la mia capra qui se ne vada. Ok, capra salta che dobbiamo raggiungere qui le nuvole. Salta, raggiungiamo la luna. Dobbiamo raggiungere 50 metri. Ma è troppo alto però. Vai capra che c'è, dobbiamo raggiungere 50 metri. Capra, veloce pure. Salta. 20 metri. Ok. 20 metri, massimo è 20 metri però. Massimo 20 metri, sì, col trampolino è 20 metri. Pazienza, niente, usciamo di qua. Un tesoro qui, l'avevo scordato. Capra, dai, non ti fossilizzare. Tesoro qui, era nascosto dietro l'auto. Prendi il tesoro, amoni. Ok, trofei, 14 trofei, ne manca ancora 6, ma dove sono nascosti? Io non ne trovo più qua. Procediamo da questa parte. Sopra la gru ci siamo già saliti e non c'era nulla. Qui si distrugge tutto, adesso faccio esplodere il mondo, faccio esplodere. Faccio esplodere tutto, però ecco lì. Continua ad esplodere tutto, meglio così. Io vorrei andare da quella parte però, aspetta. Di qua si sale, proviamo a salire. Se la capra mi fa questo favore di salire. Vai capra, saliamo qui. Qua che abbiamo? Che abbiamo qui? Un cartone rotto. Nulla di che. Qua abbiamo una specie di rampa. Salgo qui. Vado nelle ventole. Mi sfracello. Salta sul ventilatore. 20 metri. Sempre 20 metri. Altezza aerea bloccata però. Perché non. Perché mi si blocca l'altezza aerea qui? Allora, dobbiamo andare dove? Da quella parte. Andiamo dove c'è il trampolino. Salendo da qui. Effettivamente io l'altra volta non ho continuato ad esplorare. Quindi può essere che si nasconde qualcosa fra queste zone qui. È tutto montagna alta, non c'è nulla. Dove hanno messo il portale? Dovrebbe esserci il portale. Ma il portale non lo trovo. Qui c'è una salita. Che abbiamo qui? Una salita. Una salita e comunque si ferma. Vai, capra, salta. Ogni volta usciamo fuori mappa così, come se nulla fosse. Ok, stavolta mi respinge però. Niente. Niente anche qui. Dove l'hanno messo il portale ancora non l'ho capito. Credo di aver esplorato tutto il perimetro qua. Però non c'è nulla. Non c'è il portale qui. A parte sti tizi che distruggo. Guasta festa. Oh, bravo. Così si tratta la gente che non ti fa trovare il portale. Andata ad arrostire da qualche altra parte. Ho preso fuoco pure io. Ho preso fuoco. Aria testata. Ho preso fuoco, ragazzi. Mi sto cuocendo. Stiamo cuocendo le capre qui. Che cos'è? Lo stereo? Il nuovo iPod? Andatela a riparare, va. Non vi serve se siete morti. Andiamo di qua. Niente, qua non c'è. Ancora ballate. Ancora ballate. Andate una fancucchia. Qua che abbiamo? Niente. Bisogna lì. Saltiamo ed esplodiamo così come un fuochi d'artificio. Di qua che abbiamo? Tizi? Che fa? Proseguite da qui? Qui che c'è una pietra. Posso romperla sta pietra? Via pietra, già hai fatto troppo. Facciamola ribaltare. Ok, aspetta che ho trovato un altro trofeo. Ottimo. Nascosto dietro la cosa, la pietra. Ok, pietra fatta rotolare. Grande. E levati sti alberi qua. Abbiamo distrutto un accampamento di persone. Anzi, qualcuno si è salvato. Anzi, molti si sono salvati. Cioè, ci ballano pure sopra. Ma sono normali sti tizi di sto gioco? Non lo so. Allora, continuiamo da qui. Capra, non ti sbatte la testa contro gli alberi. Continuiamo da questa parte. Forza, tizio. Da qualche parte arriveremo. Aspetta. Andiamo di qua. Aspetta che qui c'è un viale. Ah, qui è da dove è precipitata la pietra, giusto? Sì. Ok, qua si sale. Che c'è qui? Aspetta che ho trovato una fiammella. Ok, là c'è un trofeo. Prendiamo il trofeo.
Dov'è? Preso. Ok, 16 trofei. Aspetta, perché abbiamo trovato qualcosa di interessante qui. Capra, va, non rompere. Mettiti qua sul sentiero. Ok, sentiero con delle fiaccole. Mi sa, ragazzi, che secondo me siamo molto vicini a qualcosa di bello. Aspetta. Oh, raga, finalmente, ragazzi, abbiamo trovato il portale. Riunisci i sacrifici, ottimo. Allora, quanti sacrifici? Però non me lo dicono. Lo possiamo vedere da qui, ovviamente. Qual era qui la capra? Capra antigravitazionale? Quel tubo verde? Sì, quel tubo verde ancora non l'abbiamo scoperto cos'è. Capra autostoppista, no. Capra malvagia, sicuro. Trova 5 esemplari umani adatti per quel coso rosso rotondo tra le montagne. Smetti anche di mandarci mail, furiosa. Ok, ragazzi, dobbiamo sacrificare 5 umani. Ok, il portale l'abbiamo trovato. I sacrifici, tuttavia, ce li faremo al prossimo episodio. Quindi, mi raccomando, lasciate tanti like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video! Oggi siamo su Clobert, è un gioco in cui impersoniamo, fra virgolette, il braccio meccanico. Avete presente quello che si trova nelle fiere, eccetera, eccetera. Voi mettete la monetina, andate a pescare qualcosa. Bene.